Negli episodi precedenti, Per si è ritrovato in una prigione e non sa ancora per quale motivo, e adesso sta ripercorrendo la vecchia storia di Galad. Ma come finire? Scopritelo in questo episodio di The Order. Hello, salve a tutti, sono Bear ed eccoci qui in questo nuovo episodio di Comando aereo a The tutti i cavalieri in prossimità di Mayfair. La polizia cittadina ha delimitato un perimetro intorno alle zone coinvolte. Le sentinelle proseguono con le ronde dall'alto. Se qualcuno ha visto i pazienti evasi, ti allerteremo all'istante. Ricevuto. Dicevo, benvenuti in questo nuovo episodio di The Order, dove una parte di questo episodio l'ho già giocata, però purtroppo la webcam che si trova lì è stata molto divertente. Robe mi ammazzate lì. Oh, che bello! Galad, stai facendo progressi? Sì. Sono nella sala generatore. Lafayette e io abbiamo deciso di dividerci. Oui, mademoiselle. Non ho ancora incontrato resistenza. Okay. Comunque, stavo dicendo, la webcam ha fatto le bizze. Non è stata divertente, ha fatto le bizze. E non ha registrato la parte iniziale. Quindi eccoci qui a riregistrarla. Woohoo! Saltiamo di qua perché siamo dei Master Parkour Heroes. Ma per non si dice Master Parkour Heroes. Sì, lo so. Ricorda. È un modo più carino di la dirlo. La gioventù vince sempre. Questa tizia la sto odiando. Da del vecchio in continuazione. Non è educata. Ok. Vedete come sono parkour error anche da vecchio. Non è vero. Allora. Oh oh. Salve Mr. Zombie. E invece no, non è uno zombie, è un licantropo. Mezzo sangue. Hi baby. Ok. Facciamo anche più di uno. Ok, allora dove sono? Mademoiselle, è vicina alla sua posizione? La via è bloccata. Mi ci vorrà un po' per raggiungerlo. Ok, dobbiamo ammazzare sto tizio adesso. Olè. Vedi di morire. Ok, ammazzato. Ed ora bisogna finirlo. Bang! Boom! Perché sti cosi, oltre a doverli uccidere, poi bisogna anche accoltellarli. Via. Muori. Wow! Cosi de... Dov'è? Dov'è finito? Dov'è? Oh! Non mi ammazzerai oggi? Nemmeno domani, probabilmente. Ok. Muori, 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 muori. Grande. Ok, prima che arriva l'altro, muori. Zang! Hi, baby. Ok, dov'è l'altro? Oh, porca! Resisti, sto arrivando. Fatto cagare in mano, aia! Mori, mori, mori. Ok. Ci è mancato poco. Mori. Oh. Ne ha buttato via. Monsieur. Che è successo? Li ho uccisi quasi tutti. L'ultimo è scappato. Di Crane, mi serve il tuo folgore. Io continuo a seguire. Quest'arma è una figata. Tagliategli la strada da lì. D'accordo. Ok, a breve ho finito. Cioè, è finita la mia esperienza di gioco. Ciao, baby. Ok, quest'arma lancia fulmini. Però non sono riuscito a prenderlo questa volta. Mi sa che non lo prenderò dopo, più tardi. Arrivo! Non sfuggirei mai a Galad il parkourero! Il Lican, sì, sono i Lican, non sono i licantropi. Lican suona più figo di licantropi. Per questo hanno usato Lican. E quindi sono questi tizi lupo.
Mannaggia. Mi sa che non lo si può colpire sto tizio, perché tra poco poi si fermerà e si farà colpire più facilmente. Ma mi sa che all'inizio non si riesce a colpire, perché prima ho sparato mille volte ma non lo beccavo mai. Ok. Boom! È praticamente un fucile di fulmini. Spara fulmini. È una figata. È bellissimo. Tutto bene? Sì. Percival, abbiamo neutralizzato la minaccia. Bene. Sono riuscito a catturare uno dei mezzosangue. Ci ritroviamo su Regent. Ricevuto. Andiamo. Yeah! Abbiamo ammazzato i tizi. Uno li abbiamo ammazzati e poi l'altro l'abbiamo salvato. Signore, che ne facciamo di lui? A Westminster, nelle catacombe. Ci occuperemo di lui più tardi. Ah, Sir Percival. Immaginavo che l'ordine dei cavalieri di Sua Maestà fosse coinvolto in questo. Sospettiamo una possibile incursione ribelle, commissario. Elementare, in realtà. Al riguardo, questo potrebbe rivelarsi di interesse. Whitechapel. Pure speculazioni, ovviamente. Io le chiamo prove. Le prove indiziarie possono portare a spiacevoli equivoci, caro Sir Percival. Tutto sembra portare a una conclusione, ma è sufficiente alterare di un poco il punto di vista per scoprire che tutto potrebbe condurre alla conclusione opposta. Prego, illuminami con le tue riflessioni, commissario. Beh, prima la ribellione. Poi questo Jack e i suoi omicidi. Jack lo squartatore, forse. Poi questo. Non ho idea. Non ritieni singolare che Whitechapel sia diventata l'epicentro di inspiegabili eventi? Dobbiamo valutare ogni indizio ora, capisci? Il consiglio si riunirà tra due giorni. Se ci concedessi l'onore di mostrarci le tue scoperte. Verrò volentieri a Westminster. Di qua, signore. Perdonami. Dove sei stato? Dannato traffico di Londra. Mon General, cosa facciamo con i mezzosangue fuggiti per Hyde Park? Dobbiamo inseguirli? No. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Ma chi? Non chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre temerité sera requisita. Potete parlare in italiano o in inglese, no francese. Oui, mon General. Seguirò il suo consiglio. Converrete di certo con me che d'ora in poi questo sia di competenza della polizia? Certo. Qualcosa non quadra. La malavita di Whitechapel è nota per dare rifugio ai ribelli. Proprio ciò che mi preoccupa. E perché Bedlam è invasa dai mezzosangue? Questo dovremmo scoprirlo di persona. Sentito il commissario Doyle, è un affare della polizia ora. I cavalieri non asservono la propria autorità ai burocrati. Percival ha ragione. La questione va sottoposta al consiglio. Già. Quella tizia è l'Ermione della situazione. Ma le regole dicono di no, e che cacchio? Stiamo salvando il mondo! Sono trascorsi secoli. Ma il nostro ordine è rimasto fedele alla sua sacra missione. In difesa dell'equilibrio tra uomini e mezzosangue. Così voleva il nostro fondatore, Re Artù. Che è una figata. Possa il suo nome risplendere in eterno. È così. Il Lord Cancelliere ha combattuto al fianco di Artù. Così dice la leggenda. Oggi questo equilibrio è minacciato pericolosamente da una nuova e fastidiosa pestilenza, la ribellione. In quando non sarà posto un freno alla loro campagna di terrore e anarchia, la piaga del contagio Lycan che ha infettato la nostra città sarà sempre più incombente. Il Lord Cancelliere allora converrà sull'urgenza della missione a Whitechapel. Whitechapel è un problema delle autorità civili. Quando il nobile Artù si oppose ai tributi imposti dall'imperatore romano Lucio, non si soffermò su banali questioni di giurisdizione. Non osare impartirmi lezioni di storia, Sir Percival. Ho vissuto più storia di quanta tu ne conosca. Ricordo ai cavalieri convenuti che la minaccia a questo ordine non giunge solo dall'esterno, ma dall'interno. Dobbiamo restare vigili e uniti. Onde evitare che i nostri ranghi siano corrotti da coloro che bramano la distruzione di ciò in cui crediamo.
Nessuno è immune all'influsso dei ribelli. Di certo il Lord Cancelliere non metterà in dubbio la lealtà di Sir Percival. L'Ordine ha sempre apprezzato i consigli di Sir Percival, è vero. Tuttavia questo momento di disgregazione impone cautela e collegialità, non certo avventatezza. Sir Percival afferma il vero, Lord Cancelliere. La situazione a Whitechapel richiede un intervento. Lord Darwin parla con il supporto dei suoi pari? Lord Hastings, Lord Douglas? Sì, certo, Lord Cancelliere. Forse la questione andrebbe sottoposta al Consiglio. D'accordo. Come si esprime l'Ordine dei Cavalieri Reali di Sua Maestà nel merito di Whitechapel? Sì? O no? No. Sì, no. Il verdetto è no. Dovremmo fare per alzata di mano, però, non è che si capisca bene. Sembrano uguali. Poi dai sub erano 20 sì. Troppo esitante, Grayson. L'apatia segnerà la nostra fine. Smettila, Sebastian. Al diavolo la cautela. Sir Percival è alquanto agitato. Meglio non intralciarlo quando si mette in testa qualcosa. Sì. Tu che ne pensi? Sì, tizi pure sono un po' titubanti, perché qui ancora anche l'avevo già registrato. Devo forse ricordarti il tuo ruolo, Lady Grain? Con che autorità metti in dubbio il consiglio? Sì, Lord Cancelliere. Io sto con Percival alla fine, perché comunque lui, essendo un comandante di robe, sta più sul campo e sa meglio come fare le cose rispetto a un tizio che sì, per carità, ha una barba bellissima, però non sta sull'azione. Qua mi piace parecchio il simbolo di The Order, è molto molto carino. Galahad risolverà la questione a suo tempo. Ora ho un problema più urgente. Come vuoi. Chi parteciperà al viaggio verso le Americhe? Lord Barrett, Lord Darwin e il sottoscritto. Però c'è anche da dire che Percival sta facendo molte cose sospette. La migliore mai costruita dalla Compagnia delle Indie Unite. Posso garantire un gradevole e veloce viaggio sull'Oceano Atlantico. Possiamo attenderci la tua presenza al varo, Sir Lucan? Sarà un onore salutarvi il giorno del viaggio inaugurale. Sir Lucan, se potessi... Col vostro permesso, signore. Ma certo, Sir Percival. Alastair. Sai bene quanto me che Whitechapel è il fulcro di ogni disordine, il fulcro di tutto. La mia opinione è irrilevante, il consiglio si è espresso. Pochi hanno osato opporsi al volere di tuo padre. Devo ricordarti che tutti noi siamo al servizio del Lord Cancelliere. Sei il comandante dei cavalieri. Riportalo alla ragione. L'incursione in una roccaforte ribelle ti sembra forse ragionevole? Lo considero un rischio accettabile. Al punto da assumerti l'intera responsabilità qualora dovessero insorgere eventi imprevisti. Lascia che le responsabilità ricadano soltanto su di me. Whitechapel resta inavvicinabile. Ufficialmente, perlomeno. Nel senso, sono fai tutto di nascosto. Non mi serve la tua gratitudine. Voglio risultati. Come desidera il comandante. Com'è felice, però. Dunque, ci infiltreremo. Magnifico. Che poi mi sa che Lafayette è tipo di basso rango, perché quando c'ha molto muoviamo? Meno roba sul corpo. Non starei parlando di Whitechapel. Ma tuo mio fratello ha approvato una nostra ricognizione. Trova l'equipaggiamento necessario. Isabeau, un secondo. Una domanda. Sì, è proprio un Hermione. Che c'è, Marchese? Hermione. Sono stati adottati, vero? Sì, esatto. Perché li ha coinvolti in tale conflitto? Forse voleva riacquisire una parvenza di umanità. Al momento di unirsi all'ordine, hanno scelto in autonomia. Sarà, ma io proteggerei i miei figli da tutto questo. Marchese, facciamo presto. Oui, mon général, avec plaisir. Monsieur? Non puoi parlare in italiano! O in inglese! Dato che siete inglesi. Mio amico Mallory ha sempre avuto un'attitudine da ribelle. Ma ho conosciuto uomo migliore. Comunque. Mi affido a te sperando che tu possa tenerlo nei ranghi. Presto servizio con Sebastian da tempo. Gli affiderei la vita. Un minimo di controllo
non sarebbe inopportuno. E proteggi mia sorella. Intesi? Nessuno può impedire a Isabò di cacciarsi nei guai se l'ha deciso. Non posso negarlo. Chi ci può fare un fratello? E poi che cacchio di nomi? Isabò Yggdrasil. No, Yggdrasil. Isabò Yggdrasil. Ah, però... Ah, no, è vero. Però parla... a dirlo... Servizio, Sir Galahad. Sembra proprio bello. Di qua, ok, bello. Qui mi sono fermato... Tesla. L'uomo giusto. Con l'incontro con Tesla. Oh, quanto amo questo personaggio storico. Non so perché, ma Tesla mi è sempre, sempre piaciuto. Forse da quel film... com'è che si chiamava? L'Illusionist? Hai nuove invenzioni da mostrare? Mi sembra di sì. Diversi giocattolini interessanti, se posso dire. Comunque, da quel film Tesla mi è sempre piaciuto ovunque. Infatti anche quel gioco che abbiamo fatto c'era Tesla. Qui c'è Tesla! E non lo so, mi piace come personaggio storico. Comunque, vabbè. Tesla. Ci sono aggiornamenti sui fatti di Grosvenor Square. Però non c'è i baffetti. La polizia sta indagando. Anche troppo. In tutti gli altri giochi ce l'ho. Bussano alla compagnia delle Indie Unite, come lo spieghi? Mayfair non è più come una volta. Permettimi di controllare alcuni dei miei nuovi esperimenti. Nel frattempo puoi guardarti intorno. E prova qualsiasi cosa ti incuriosisca. Solo fai attenzione. Oh, ok, laboratorio di Tesla, dove possiamo controllare le invenzioni del nostro caro Tesla. Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Questo dispositivo converte l'inefficiente corrente continua di Edison nella mia più sofisticata corrente alternata. È utile per sovraccaricare e disattivare alcuni sistemi elettrici. Non è altro che un banale raddrizzatore con tubo a vuoto con morsetti in ottone ad abbellirne le forme. Ah, e un elegante custodia in pelle. In ciascun tubo c'è una piccola quantità di mercurio. Se allinei il mercurio in ogni tubo, il dispositivo si attiva. Provalo, ti prego. Ok, quindi è tipo un robot per scassare robe. Allora, blocca il mercurio tra gli aghi. Tieni premuto L3 per bloccare il tubo. Ok. Non l'ho bloccato proprio al centro, però. Ah, ok. Eccellente. Yeah! Mi stupisci sempre, Nicola. Nicola, Tesla. Vorrei l'opinione di un esperto sul mio ultimo giocattolo. Sì. Ecco. Carabina di precisione SXM84. Un gioiello. Hai sempre avuto occhio per le armi. Su questa ho montato un mirino telescopico. È perfetta per gli scontri a distanza. Sarei onorato se volessi collaudarla. Con piacere. Sembra più un dottore però che uno scienziato. Ok, wow, che bella. Ok, allora ricarichiamo. Che dobbiamo fare? Ok. Però sto mirino si muove. Bam! Ok, ho beccato il centro. È gestibile. Bam! Premi R3 per attivare. Ah, si fa ancora più grande. No. Oh, ok. Però c'è sempre sta cosa che... Ah, tieni premuto L3 per stabilizzare la mira trattenendo il respiro. Il tuo talento continua a stupirmi. Sarebbe utile anche un silenziatore. Me ne occuperò immediatamente. Ci sono altri giocattolini che ti piacerebbe provare? L'offerta è allettante, ma devo tornare dagli altri. Certo. Il monocolo richiesto dal generale Lafayette è laggiù sul tavolo. Glielo farò avere. In tutte le altre cose Tesla era più forte di animo. Qui invece è un Tesla molto giovane. Mi piace la faccia che ha fatto. Andai quello con il... Quartiere a coppie, Isabò, tu e Lafayette imboccherete High Street dal lato sud.
Io e Galahad la percorreremo da nord. Perché il francese non va con Galahad? Mademoiselle dubita delle mie intenzioni. Mi atterrò scrupolosamente ai dettami della cavalleria. Preferirei avere l'aiuto di qualcuno un po' più esperto. Pensavo non ti servisse aiuto. D'accordo. Farai squadra con Galahad. Forse un giorno Mademoiselle mi permetterà di mostrarle il mio talento. Un giorno. Ricordate, sì, alla fine questo si sposeranno, è il territorio dei ribelli. Figlio. Gli insorti non apprezzeranno un'incursione a Whitechapel. Dopo quanto scoperto a Mayfair, l'obiettivo sarà l'ospedale di Londra. Mi stupisce che i Lycan abbiano trovato rifugio qui. Non trova, monsieur? Pensi davvero che i ribelli collaborino con i Mezzosangue? Il Lord Cancelliere ne è convinto. Io nutro qualche dubbio. C'è qualcuno di cui ti fidi, mon général? Nulla è scontato, tutto è opinabile. Un motto che mi ha tenuto in vita per secoli. Secoli figurativi, vero? Non è che in questo gioco gli umani hanno trovato State il modo alert, di campare tutti secoli. Quanti avremo un'accoglienza calorosa. Spiegherebbe il fatto di Rertu. Quel joie. Un ammasso di ladruncoli, spioni e ruffiani. Ingiustizia. Un tempo era tutto molto diverso. Non penso che Lord che Re Artù dovrebbe essere del 1800, vero? Una cappella isolata che offriva rifugio ai viaggiatori. Risaliva prima della mia epoca. Le mura della città non esistevano. Whitechapel colpisce al naso prima che agli occhi. Ah, che bello! Prima al naso, eh? Allora, vediamo di trovare qualche easter egg, se ce ne sono. Non ho idea. Oppure robe, non easter egg. Qui tupi, tupi. Quei tubi sonori là. Ne abbiamo incontrato solo uno fino ad ora. Mi sembrano un po' pochi. Vabbè, non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Però. Oh, ecco qua, c'è qualcosa da fare qua, tipo. Carl Benz Wunderswelt Clara. Ok, anche questo in inglese. Ok, andiamo! Alla riscossa! A smacettare le persone. O meglio, i mezzi lupi. Li uccidiamo tutti quanti. Perché loro sono i cattivi Nulla e noi i buoni. Prima, Sebastian. Vero. L'ordine men che meno. Ah, no. Oh, in qualsiasi gioco c'è sempre la cosa che noi siamo i buoni, però i buoni stanno diventando cattivi. Che cosa? Cosa cattiva? Ok, spostiamo la trave. Ok. Ci troviamo all'ospedale. E stai in guardia. D'accordo. Ma la potevate buttare da un'altra parte. Se devono tipo scappare sti tizi, come se ne vanno? Di qua, monsieur. Il francese è forte. E je l'ai forte il francese. Le ceneri sono ancora calde. Pensavo che dovessi prendere il foglietto. Le ceneri sono ancora calde. Ok, qualcuno è appena scappato, eh? Oppure queste ceneri durano millenni. Penso più la prima. Allora. Ciao ragazzi. Che cazzo? Ci fate compagnia? Chi è? Guarda, monsieur, quelle graziose fanciulle al balcone ci salutano. Al balcone? Io non vedo nessuno, che ti sei fumato? Forse sono cieco. Ehi, hey, ciao, bel barbone. Ok. Lafayette. È un ribelle quello. Adesso gli tiro una mela dietro la testa. Dio, davvero gli tiro una mela dietro la testa. Io la devo tirare io. Avanti, fagli sputare le budella. Ne vuoi ancora? Ehi, lasciatelo stare. Sta sanguinando come un maiale sgozzato. Lo vedo male.
Non posso intervenire. Non si rialza. E resta giù, stronzo. Che carini. Ma proprio degli amiconi questi tizi. Allora, di sopra mi sa che si continua. Quindi andiamo di qua ad esplorare. Che magari trovo le robe. Andiamo un po'. Forse qua sotto trovo qualcosa di interessante. Che strano posto. Infatti. Ciao tizio. Ok. Pensavo che si sarebbe scostato per farmi passare, ma no. Psst. Cos'è sta roba? 4 penny. Dio, per un secondo questo tizio che russa. Che poi russano in delle bare. What the fuck? Questo tizio che russa pensavo fosse un mostro. Ok. Mi sa che devo andare di qua. Ah, ok, di qua si esce da sopra. Ridotti a scheletri nell'inferno delle miniere di carbone, mentre i capitani d'industria banchettano sui vassoi d'argento. È questa l'Inghilterra che vogliamo? No. E che cosa dobbiamo fare? Ballare. Combattere. Esatto. Fratelli e sorelle, combattere. Unitevi alla nostra causa. Questi sono i ribelli. Abbasso la regina! Abbasso la regina! Abbasso l'impero! Abbasso l'impero! Abbasso che mi sa che ci hanno scoperto. Abbasso l'impero! Abbasso la regina! E magari però potreste andare anche vestiti normalmente, non da cavalieri, così magari non vi scoprono. Sai com'è? Cos'è? È morta! Per colpa tua! Ehi, non si picchiano le donne indifese! Nemmeno gli uomini indifesi, perché ogni volta le donne indifese. Perché gli uomini indifesi, sì! Ho capito! Sesto razzismo. Vabbè. Il signorino non voleva sporcarsi le mani. Che c'è? L'ho ucciso. Ti preoccupare, bene. È tutto bene. Devi aver paura. Come potevo sapere che fosse lo squartatore? Mi sembrava solo uno sbirro. Ha ucciso un altro ieri notte. Io non lo sapevo. Non insistere, monsieur. Io non lo sapevo. Stai tranquilla. Ora sei al sicuro. Ok. Allora mi sa che... Wow. Sa che questo tipo era il protettore della signora, perché probabilmente la signora fa un lavoro molto aperto. E una delle sue amiche. Dovremmo colleghe, usare questa porta. Aspetta, sto parlando. Una delle sue colleghe è andata con Jack lo Squartatore, che era solito uccidere donne in strada. Se non ricordo male. Non vorrei dire cavolate. Vabbè, allora, cos'è sta roba? Giornali! Assalto al Mayfair. Ok, un distretto Mayfair. Yesterday morning, vabbè, questo me lo leggo dopo durante l'editing. Così non spreco minuti di registrazione. E andiamo avanti. Perché i minuti di registrazione sono purtroppo contati, quindi non bisogna sprecarli. Allora, lo devo fare io. Ok, allora tieni premuto L2 per operare sul cilindro. Rivelare la posizione. Allora, mentre tieni premuto R2, ruota lentamente R fino a quando la vibrazione si riduce. A quel punto premi R2 per far scattare il pistone. Wow, di solito è sempre stato il contrario. Doveva esserci la vibrazione in tutti gli altri giochi. Invece arriva di order è il contrario. Yeah, apriamo la porta. Permesso, si può? Sì, si può. Meno male. Procedi lungo il coso, ok. Se devo andare di qua. Ok, sì. Dove siamo finiti? Ehi! Non sono ammesse armi in questo edificio. Se volete restare, lasciate le pistole. Bien sûr, monsieur.
In effetti stavamo giusto cercando il guardaroba. Date qui. Ah. E buon divertimento. Calma, monsieur. Una veloce ricognizione dell'area mi sembra imperativa. Giustamente. È abituato in questi posti il nostro caro tizio. Ok. Zelda. Mi sa che questo è un easter egg. Zelda, eh? Ah, oh, la nostra principessa. Per te è la prima volta, vero? Sì, signore. E censuriamo. Oh, dobbiamo censurare. Che rottura di scatole. Ah, odio censurare nell'editing. Allora, che è sto coso? I corvi di Londra si stanno organizzando. Sarebbero i ribelli? Ah, odio dover censurare gli attributi femminili. Che poi escono sempre solo gli attributi femminili, mai quelli maschili. Sa perché? Allora, cos'è sta roba? Mi piacerebbe leggerlo, ma la calligrafia me lo impedisce. Ok. Anche per me. Questo subito già sta andando. Marchese, non c'è tempo da perdere. Serve una via di fuga e subito. Oh cacchio. Ci hanno rintracciato. Ho quello che serve, monsieur. Non se le porta in camera. Se signorine potesse frugarmi in tasca. Da qua, amore. Può bastare, monsieur? Basta e avanza, direi. Prego, allora. Al piano di sopra. Mi sa che dovrò censurare altro. Che bello. Mi divertirò molto durante l'editing. Allora. Sei pronto, amore? È una cosa che non ti scorderà. Ok, pensavo che questo gioco fosse molto più... Di qua, tesoro. Meno... Qui dentro. Ehi! Ehi! Che state facendo? Avete sbagliato stanza! Dove è andato il mangiarame? È lì dentro, con il suo amico! Ehi! Uscite di lì! Non dovrò censurare robe. Ok, dovrò censurare robe. Ok. Ho parlato troppo presto. Ok. Ho parlato troppo presto per entrambi i casi. C'è sia la parte maschile che quella femminile. Ok, non guardiamo dove sono le persone, non voglio censurare altro. Ok, andiamocene da qui il prima possibile, però vediamo se c'è qualche altra cosa. Che facciamo ora? Non lo so, secondo te? Ci uniamo ai signori, no? Ce ne andiamo? Che domande? Allora, perché lui probabilmente si sarebbe unito alla combricola. Non mi dire che devo saltare da qua. No, forse devo salire, infatti. Sali. Ok. Andiamo. Devo saltare là? Ok, comunque, quei due signori si stavano semplicemente abbracciando, però faceva caldo e si sono... E si sono tolti un po' di vestiti. Però faceva caldo. Non stavano facendo niente di che. La faietta. Sapete quando due adulti fa caldo, perché è estate, e a Londra fa parecchio caldo, e si sono spogliati per stare un po' meglio. Infatti tipo la signora era in piedi proprio perché sdraiata faceva più caldo. E sì, quindi i bambini arrivano comunque con la cicogna. Allora, dentro abbiamo scatenato un vespaio. Sì, un bel vespaio. Ok. Dove devo andare? Ah. Occhi aperti, Marchese. Salto! Devo trovare un modo per passare. E io sono saltato. Aspetta, probabilmente devo attivare sto coso, però ho visto qualcosa di luccicante prima là. No, mi sono sbagliato. Ah, ecco, c'è un cilindro. Figli e figlie di Britannia.
Ok. Tiriamo la cosa per il marchese. Perché il marchese non è abbastanza parkourero. Quindi devo farlo io. Ok. Perfetto. E adesso di là probabilmente non si può andare. No. Però quindi bisogna saltare. E salta. Ok. Quindi adesso bisogna saltare là. Ok. E poi salire qua. Giusto? Oh, oh, oh. Genius Bear Strikes again. The genius, genius bear. Sta venendo il marchese, ok, sì. Andiamo verso la riscossa. La differenza, occhi aperti e guarda chi arriva. Beh, ma se sono cavalieri, chiamiamo i rinforzi. Certo, se vediamo uno di quegli infami ficcare il naso qui, avvertiamo i ragazzi. Anche se sono sbirri? Nah, se sono pochi, li ammazziamo e via. Ah, ok. Che ne so, li ammazziamo comunque. Chiudi la bocca, occhi aperti. Ok. Ah, sono dietro la porta. Com'è che ci si abbassava qua? Sa che non ci si abbassa. Lo fa da sé. Riesco a fare una doppia stealth kill? No. Boom! Headshot! Boom! Headshot! Libero! Ok. I tetti non sono la via migliore. Hai ragione. Troviamo un'altra strada per l'ospedale. Speravo di riuscire a... ad avvicinarmi senza farmi notare, però no. Oh oh, che bel fucile che hai, baby. Mi piacciono i fucili. Ho trovato un'uscita. Granate. Ok, grazie. Un mitragliatore. Grazie. No, vabbè, preferisco il fucile. Allora, uscita. Ok. E andare di qua. E si va giù. Si... ok, piano piano. Ok, a posto. E qua c'è qualcosa? No. Chissà dove sono finiti gli altri tizi. Ok, pensavo fosse un cattivo. Ok, ci amano tutti a quanto pare. Troppo facile? Che troppo facile, no, eh? Easily peasily, in inglese. Guarda come suona bello. Che non siamo i benvenuti. Tieni gli occhi aperti. Non vogliamo causare altra confusione. Già. Guarda, ah, qui è dove stavamo prima. Io non ho salvato la regina. Oh, tizio via. Di prima. Ma la stessa arma di Tesla. Lafayette, tieni giù la testa. Dobbiamo togliere di mezzo il cecchino. Sì. Absolument, monsieur. Ok. Ottimo. Alza la testa. Bam. Diavolo. Ricarico. No, dai, l'avevo sparato prima io. Oh. Mannaggia. Aspetta. Ok, cecchino a terra. Ah, oh. Ok. Vediamo di distruggerli un po'. Ok, chi è che mi sta sparando? Ah, cacchio, c'è un altro cecchino. Aspetta. Devo di morire. È morto? Mi sa di sì. Muori. Naggia. Ah! Vai con la pistola. No! No! Riuscirò a non morire? Sì che ci riuscirò.
Ma dai, che era un headshot quello. Davvero. Aspetta, facciamo così. Ok. La strada. Come si lanciano le granate? Ecco qua. Bomba a mano. Bomba a mano. Occhi aperti. Finalmente. Ho messo tipo 20 anni per esplodere quella cosa. Sto ricaricando. Ok, sì, qui mi sarebbe servito un fucile. C'è una mitragliatrice. Diavolo. Ok. Andiamo di ammazzarli tutti questi figli di buona donna. Ah! Dai. Ok. Abbiamo ammazzati tutti? O c'è qualche altro cecchino lassù? Ok, mi sa che li abbiamo ammazzati tutti quanti. Staccati da sta parete, grazie. Quindi tutti sti proiettili. Ok. Meglio il fucile. Sì, mi sa che è meglio portarsi la mitragliatrice. Perché quando devo sparare di precisione uso la pistola. Quando devo sparare tutti quanti e ammazzare tutti uso la mitragliatrice. Ok, vieni qua. Vabbè, c'è qualcosa qua di utile? No. Ok, proviamo a salire sopra. Se c'è il fucile di precisione è proprio da... Amo il fucile di precisione. Oh yeah. E tu vieni con me. Prendiamo i proiettili. Perché è un po' più facile da usare. Fucile di precisione. Allora vieni qua. Col controller intendo. Vabbè. Ah, dannazione. Aspetta. Boom. Ribelle a terra. Non possiamo fermarci. Immagino che stiano arrivando altri ribelli. Non ce n'erano tre. Ah, mi sa che uno l'ha ucciso, il nostro monsieur. Nel monsieur le amico fraternité liberté. Ok. Ok, abbiamo ammazzato tutti quanti. Cosa buona e giusta. Ok. No, non voglio il fucile. Voglio le munizioni. Ok. Hanno sbarrato la strada. Ah, figli di buona donna. Attraverso l'edificio. Via. Boom. C'è qualcuno? Scendi giù. Monsieur, un fuciliere esce da quell'edificio. Quale edificio? Fuciliere neutralizzato. Ah, ok. Un fuciliere è uscito dall'edificio. Quale edificio? Fuciliere neutralizzato. Bene, grazie. Allora, tanto vale lo uccidevi direttamente senza nemmeno dirlo. Altri wow. Nel cortile. Beccatevi la granata. Non ho la visuale libera. Granata. Wow, ho guadagnato un trofeo. Ammazza tutti i buoni figli di... buoni obiettivo ragazzi carini. Un barile rosso. Yeah. Non male dire. Ok. Sto venendo a prenderti. Ah, ok. Adesso sei mio tesoro. Oh, santo cielo. Allora c'è un tizio là ma è scomparso. Ok. Diavolo. Finalmente sei mio, cavaliere. Ah! What? Ma dov'è il francese? Dov'è il francese? What? Ma hanno ammazzato il francese. Monsieur, vi affronto in strada. Ricevuto, marchese. Un barile rosso. Ribelle neutralizzato. Boom. Eccellente, oserei dire. Ah, grazie. So di essere eccellente, useresti dire. Avanziamo ancora lontani dalle strade. Finalmente. Mi
Mi aiutereste con il carro, monsieur? Mannaggia, ma non so quanti cacchio ne abbiamo uccisi di quei tizi. 10 minuti buoni ad ammazzarli. Siamo proprio delle macchine da guerra. Ok, continuiamo la nostra avventura. Ah, certo che ce ne sono di nemici da uccidere in questo gioco. Porca paletta. Allora, vediamo se qua c'è qualcosa. Anche se mi sa che devo continuare là a sinistra. Cioè a destra. Ma Mon Monsieur là dove è finito? È salito nella finestra qua dentro. Oppure qua? No, mi sa qua. Qui da cecchino posso disintegrare il mondo. Percival, mi ricevi? Risparmi al fiato, monsieur. Gli edifici bloccano il segnale. Maledetto progresso. Dammi il monocolo. Monocolo. Che figata! Vedo l'obiettivo. L'ospedale è 2 miglia a ovest. Vedi i nostri compagni? Aspetta, vedo delle botte là. Non è che sono là. Loro. Là. Devono essere loro. Ci uniamo alla soirée? Invitiamo qualche amico, ok? Che cos'è la soirée? Un aereo qui Galahad. Presumo guerra. Nella zona di White battaglia. Chapel. Comando aereo, qui Gala. Sicuro, monsieur. Mi ricevete? Non possiamo stare qui. Il Lord Cancelliere sarà contrariato. Lafayette non ama la corte marziale. Ci penseremo più tardi. Sir Galahad, qui Sentinella 5. Siamo 3 leghe a nord-est di Whitechapel. Attendiamo direttive. Sentinella 5, qui Galahad. Chiedo supporto aereo in volo d'attesa. Ricevuto, Sir Galahad. Inviamo segnali blu e rossi a intervalli di un secondo. Richiediamo conferma visiva per impostare la traiettoria. Localizza l'aeronave Sentinella 5, quella? Sembra di sì. O forse è quella. O forse è quella. Ok, è questa. Con il touchpad. Codice Morse. Che figata! Per Gala, qui Sentinella 5, abbiamo conferma visiva della vostra posizione. Nuova rotta 224 gradi. Tra 8 minuti in volo d'attesa sopra Whitechapel. Ok, Sentinella 5. Attendete ordini in posizione. Andiamo. Anche il codice Morse. L'olezzo della pestilenza. I bassi fondi di Parigi profumeranno di viole. Di merda, comunque, grazie per aver visto questo episodio. Spero che non sia troppo lungo. E ci vediamo nel prossimo episodio di The Order. Ciao a tutti. Ehi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like, un commento, ma non per quella cosa, 1 milione di like sono il più figo di tutti, oh yeah, ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo video, ciao.